Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo la seconda lezione di questo corso di progettazione di meccanismi. Allora, prima di tutto voglio richiamare un paio di formule che abbiamo dimostrato la volta scorsa. Relativamente alle velocità, se vi ricordate, abbiamo scritto che la velocità di B è uguale alla velocità di A più la velocità di B rispetto ad A. Questa può essere ulteriormente esplicitata in questo modo: più omega vettore AB. Abbiamo anche dimostrato quest'altra relazione che riguarda invece le accelerazioni di due punti A e B dello stesso corpo rigido. Accelerazione di B uguale accelerazione di A più accelerazione di B rispetto ad A. Questa la esplicitiamo direttamente in questo modo: più alfa accelerazione angolare vettore AB meno omega quadro AB, componente tangenziale dell'accelerazione di B rispetto ad A, componente normale dell'accelerazione di B rispetto ad A. Allora, se vi ricordate, nella precedente lezione abbiamo dato una dimostrazione abbastanza intuitiva dell'esistenza del centro di istantanea rotazione o polo delle velocità. Allora, in questo momento ci domandiamo se esiste un analogo punto per quanto riguarda le accelerazioni, cioè un polo delle accelerazioni. A questo proposito, quindi, consideriamo un generico corpo rigido e abbiamo un punto A . Supponiamo di conoscere il vettore accelerazione istantanea del punto A. Andiamo a considerare un altro punto, punto B, scelto ancora una volta in completa generalità. Ecco, se ipotizziamo di conoscere anche l'accelerazione angolare ed anche la velocità angolare, sempre in quell'istante, le rappresento in questo modo, in quanto, come detto più volte, sono dei vettori perpendicolari al piano, perché stiamo considerando un moto piano. Ovviamente in questo caso sono equiversi, ma potrebbero essere anche diverso contrario, nel caso generale non cambia molto nella dimostrazione. Quindi, dalla conoscenza del vettore accelerazione del punto A, della velocità angolare e dell'accelerazione angolare, noi possiamo risalire, come scritto qui, alle componenti tangenziali e normali dell'accelerazione di B rispetto ad A. Se infatti congiungo A con B, questo è proprio il vettore posizione del punto B rispetto al punto A. E quindi questo ci consente di andare, per il tramite di questo prodotto vettoriale, a calcolare il vettore accelerazione tangenziale di B rispetto ad A. Ecco, scusatemi, qui è preferibile, per avere un disegno, diciamo, più chiaro, considerare un verso orario dell'accelerazione. Se andiamo a sviluppare, come dicevo, questo prodotto vettoriale, noi otteniamo questo vettore, che è l'accelerazione tangenziale di B rispetto ad A, come risultato, dicevo, di quel prodotto vettoriale. Questo angolo naturalmente è 90 gradi. In maniera analoga andiamo anche a calcolare la componente normale. Possiamo farlo poiché conosciamo la velocità angolare, conosciamo anche il vettore posizione. Come vedete c'è un segno meno, quindi la direzione è quella di AB, ma col segno meno vuol dire che è diretta da B verso A, quindi verso l'interno, ok? E quindi immaginiamo che sia questo,
questa è la componente normale dell'accelerazione di B rispetto ad A. Questi due vettori possono essere combinati tra loro, sommati algebricamente e vettorialmente, al fine di dare il vettore accelerazione totale di B rispetto ad A. Facciamo la somma vettoriale e quindi graficamente con la regola del parallelogramma ed otteniamo questo vettore che rappresenta l'accelerazione di B rispetto ad A come somma delle due componenti normali e tangenziali. Bene, con riferimento a questo schema indichiamo questo angolo con gamma e quindi posso scrivere quanto segue, cioè che la tangente di questo angolo gamma è uguale all'accelerazione tangenziale di B rispetto ad A diviso l'accelerazione normale di B rispetto ad A. Come vedete scrivo senza freccetta, intendo in questo modo il modulo. Ok? Come posso esplicitare questi due termini? Beh, quella tangenziale, sempre scalarmente, sarebbe alfa AB, segmento, e quella normale la posso esplicitare come omega 4 AB, segmento. Naturalmente questi due termini si possono semplificare e quindi ottengo questa prima formuletta di interesse, tangente di gamma che è uguale ad alfa diviso omega quadro. Siccome omega ed alfa sono associati al corpo rigido e hanno gli stessi valori in un certo istante, per qualsiasi punto, diciamo che questo angolo gamma rimane anch'esso costante per qualsiasi punto in quell'istante, ok? Poiché è legato ad alfa ed omega che dipendono soltanto dal corpo rigido. Ancora, con riferimento sempre a questo diagramma polare delle accelerazioni, posso applicare per esempio il teorema di Pitagora semplicemente e quindi dire che l'accelerazione di B rispetto ad A, sempre in forma scalare, è uguale alla radice quadrata della componente tangenziale di B rispetto ad A al quadrato più la componente normale di B rispetto ad A al quadrato dal teorema di Pitagora su questo triangolo rettangolo. Quindi possiamo ulteriormente esplicitare questa formuletta, quella tangenziale posso ancora scriverla come alfa, quindi al quadrato, AB al quadrato, più la componente normale, che sarebbe omega 4, ma al quadrato diventa la quarta, AB al quadrato. AB quadro può essere messo in evidenza e portato fuori della radice quadra e quindi alla fine noi otteniamo che l'accelerazione di B rispetto ad A in modulo può essere espressa come la radice quadrata come AB radice quadrata di alfa quadro più omega alla quarta. Anche in questo caso il termine della radice quadrata è un termine costante, cioè non dipende dal particolare punto del corpo rigido, perché dipende soltanto da alfa ed omega. Ok? La dipendenza dal punto sta qui. Questa formuletta la incorniciamo perché ci torna anch'essa utile. Quindi il vettore accelerazione relativo di B rispetto ad A risulta inclinato rispetto alla congiungente di un angolo gamma che dipende solo da alfa e omega ed ha un modulo che dipende da alfa e omega e dalla distanza di tale punto rispetto ad A. Ok? Benissimo. A questo punto, noto gamma, vado a considerare una retta
passante per il punto A, tale da questa retta A, passante per il punto A, ed inclinata di gamma rispetto al vettore accelerazione di A. Naturalmente dobbiamo tener conto anche di un verso, perché come sapete potrei scegliere anche una retta ugualmente passante per A, inclinata allo stesso di gamma, ma che si trova nella parte di sopra. Ovviamente la scelta è univoca, non è arbitraria, dipende dal verso, perché questo angolo gamma, vedete, ha un verso, il verso secondo il quale si sovrappone alla congiungente AB, e quindi qui deve valere lo stesso verso, ok? Così da definire in maniera univoca la posizione della retta A. Detto questo, immaginiamo di puntare il compasso in A e andiamo a proiettare questo segmento AB sulla retta A fino ad individuare un punto che lo denominiamo con la lettera Q. Ok? Quindi in altre parole, la distanza AB è uguale alla distanza Q. Ok? Per costruzione. Nel momento in cui AB è uguale da Q, guardando questa formula che ci dà il modulo dell'accelerazione relativa, se AB è uguale da Q, essendo questo lo stesso, in modulo l'accelerazione di Q rispetto ad A è uguale all'accelerazione di B rispetto ad A. Ok? Quindi la lunghezza di questo vettore è la stessa se consideriamo l'accelerazione di Q rispetto ad A. Non soltanto, l'inclinazione del vettore accelerazione di Q rispetto ad A è uguale a gamma, perché gamma dipende solo da alfa e omega, non dipende dal punto. Ho cambiato il punto, ma è lo stesso corpo rigido nello stesso istante. Va bene? Quindi, qui vado a tracciare questo vettore accelerazione di Q rispetto ad A, che è inclinato ancora di gamma in modulo inverso, e come dicevo, ha un modulo che è esattamente uguale a quello di B rispetto ad A. Va bene? Quindi in realtà sarebbe uguale a questo. Bene, questo vettore è l'accelerazione totale di Q rispetto ad A. Va bene? Da questo discorso, da questa formula, capiamo anche che l'accelerazione relativa è rappresentata da un diagramma lineare, perché questo termine è costante, giusto? In un istante sempre. E dipende dalla distanza del punto da quello che ho preso come riferimento. In questo caso il riferimento è A, ma A è arbitrario, quindi vale sempre. Il diagramma com'è? Lineare. Ok? Quindi ha un andamento lineare in maniera analoga a quanto accadeva per le velocità, se mi ricordate. Pertanto, se io congiungo A con l'estremo del vettore accelerazione di Q rispetto ad A, ottengo quel diagramma che è un diagramma lineare delle accelerazioni. Per capirci, se io considerassi un altro punto qui interno o esterno lungo questa retta, dove volete, mi chiamo per esempio con P, qual è il vettore accelerazione di P rispetto ad A? Posso fare riferimento ancora a queste formule, ma posso anche andare in maniera più spedita, avendo capito come stanno le cose. Questo vettore accelerazione è questo, perché deve essere ancora inclinato di gamma e il suo modulo è lineare rispetto alla distanza del punto di riferimento, che è il punto A. Quello è il vettore accelerazione di P rispetto ad A. Va bene? Allora, cosa facciamo adesso?
andiamo a tracciare la parallela a questa retta a partire dall'estremo del vettore accelerazione di A. Queste due rette per costruzione sono parallele. E andiamo ad individuare per intersezione un punto che indichiamo con la lettera K. Domanda: qual è l'accelerazione relativa di K rispetto ad A? Vale tutto quanto detto prima. Siccome ci troviamo ancora sulla retta A, diagramma è lineare, ed è lineare anche per K ovviamente, ok? Quindi l'accelerazione relativa di K rispetto ad A si ottiene semplicemente prolungando questa retta e tracciando questo vettore. Questo vettore rappresenta l'accelerazione di K rispetto ad A. Naturalmente questo angolo è sempre gamma, in virtù del diagramma lineare delle accelerazioni. Ma cosa otteniamo? Otteniamo una figura geometrica che è un parallelogramma, perché questa è parallela a questa per costruzione. Queste due sono parallele perché questi angoli sono alterni interni ed uguali tra loro, quindi sicuramente anche l'accelerazione di K rispetto ad A e quella di A sono parallele. Quindi questa figura geometrica è un parallelogramma. Essendo un parallelogramma è evidente che questo lato è uguale a questo, giusto? E allora andiamo ad applicare il teorema di Michaels, che risulta sempre valido. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'accelerazione di K come punto del piano mobile solidale al corpo rigido è uguale all'accelerazione di A, teorema di Michaels, più l'accelerazione di K rispetto ad A. Quindi l'accelerazione totale di questo punto K dal teorema di Michaels si ottiene come somma vettoriale dell'accelerazione di A più quella di K rispetto ad A. Ma abbiamo appena detto che in modulo sono uguali, ma sono uguali anche in direzione perché sono parallele. Quindi potrei costruire un diagramma polare dell'accelerazione in virtù del teorema di Michaels ed ottenere cosa? Questo vettore accelerazione, per esempio, lo porto qui, che rappresenta l'accelerazione di A. Ma l'accelerazione di K totale è la somma algebrica di quei due vettori, che sono uguali e contrari. Che cosa abbiamo scoperto? Che questo punto ha l'accelerazione nulla. E questa è uguale a zero. Zero vettore, vettore di componenti nulle. Bene, questo punto K è il centro delle accelerazioni e gode di proprietà analoghe a quelle del centro di istantanea rotazione per le velocità. Quindi esiste questo parallelismo tra velocità ed accelerazione. Quindi l'accelerazione di K totale, come dicevo, è uguale a zero. Per rendere ora le cose più intuitive, in maniera analoga a quanto fatto per le velocità, io ho supposto di avere questo verso orario dell'accelerazione angolare, come detto più volte è un vettore libero anch'esso, come la velocità angolare, quindi è un vettore che è perpendicolare al piano della lavagna, non è applicato. Quindi lo sposto, posso farlo semplicemente per rendere le cose più intuitive e metterlo qui, questo è alfa, essendo K il centro dell'accelerazione, cioè il punto la cui accelerazione totale è uguale a zero. Bene, questo è importante perché noi possiamo ora riferire le accelerazioni di un qualsiasi punto del piano mobile
a K piuttosto che a un altro dotato di una propria accelerazione come il punto A. Ok? Quindi se io vado a riferire, per esempio, l'accelerazione di B totale, la riferisco a K, riapplicando il teorema di Wiwalds, ottengo che l'accelerazione di B uguale all'accelerazione di K più l'accelerazione di B rispetto a K. Ma abbiamo appena dimostrato che questa accelerazione totale è uguale a zero, e quindi questo mi consente di calcolare le accelerazioni totali assolute di qualsiasi punto del piano mobile in maniera più semplice, piuttosto che facendo riferimento ad altri punti che invece sono dotati di una propria accelerazione. E infatti qui cosa viene fuori? Questa è un'accelerazione relativa, per cui vale quanto detto prima, cioè posso scrivere alfa vettor kb meno omega quadro kb. Ho esplicitato nelle componenti tangenziali e normali l'accelerazione totale di B rispetto a K. Qual è la differenza del fare riferimento a K piuttosto che ad A? Che in questo caso io ricavo direttamente l'accelerazione totale, e queste componenti relative rispetto a K mi danno non quella relativa ma quella totale. Va bene? Se infatti qui prendo il vettore accelerazione di A, lo vado a sommare a quella di B rispetto ad A, parallelamente, quindi questa è l'accelerazione di A, cioè costruisco un diagramma polare delle accelerazioni direttamente sul punto B, e quindi con riferimento a questa riformula, va bene? Devo fare semplicemente la somma vettoriale, quindi la somma vettoriale mi dà questo vettore accelerazione, che è l'accelerazione di B. Ma lo stesso vettore accelerazione, per quanto abbiamo appena detto, può essere calcolato facendo riferimento non ad A, bensì a K. E allora, se congiungo B con K, in questo modo, queste componenti del vettore accelerazione di B rispetto a K sono proprio queste qui. Quindi questa è l'accelerazione di B rispetto a K tangenziale, e quest'altra è l'accelerazione di B rispetto a K normale. Ovviamente anche in questo caso questo angolo è per forza di cose uguale a gamma, cioè l'accelerazione relativa di B rispetto a K coincide con l'accelerazione assoluta. Questo è il grande vantaggio di fare riferimento al centro delle accelerazioni piuttosto che a un generico altro. E quindi arriviamo a delle formule generali dove una è questa, che rimane valida anche per le accelerazioni assolute. Questa però la andiamo ad esplicitare con riferimento a K. Quindi questa formula diventa l'accelerazione non di B rispetto ad A, ma l'accelerazione di B, quindi quella totale, non più quella relativa. Questo è il passo in avanti rispetto all'applicazione tradizionale del teorema di Wiwalds. L'accelerazione di B è uguale a cosa? È uguale a KB radice quadrata di alfa quadro più omega al quadro. Diagramma è ancora lineare e fa riferimento alla distanza rispetto al centro delle accelerazioni. Il secondo termine
con la radice quadrata e ovviamente ancora una volta costante. Quindi questo ci consente di calcolare direzione e modulo dell'accelerazione totale di un qualsiasi punto del piano mobile. Questa viene incorniciata perché ci tornerà utile nel seguito. Bene, sia per quanto riguarda il centro di istantanea rotazione, I con zero, polo della velocità, sia per il centro delle accelerazioni, come abbiamo appena visto, noi abbiamo fatto riferimento a delle considerazioni, diciamo, grafiche, grafonumeriche. Ecco, noi possiamo anche procedere in maniera diversa e quindi partiamo, ritornando al problema delle velocità, partiamo da questa domanda. Allora, se a proposito di un corpo rigido noi ipotizziamo di avere una omega diversa da zero, quindi stiamo parlando di un corpo rigido che si muove nel piano ma che cambia anche il suo orientamento, altrimenti, come detto più volte, abbiamo un moto traslatorio o un atto di moto traslatorio con una omega uguale a zero. Quindi ipotizziamo che la omega sia diversa da zero. La domanda è, cui abbiamo già dato risposta ma per altra via: esiste un punto del piano mobile la cui velocità istantanea risulta uguale a zero? Questa è la domanda, va bene? Se questa è uguale a zero, esiste questo punto? Questo è il quesito. E a tale proposito noi possiamo applicare la legge della cinematica dei corpi rigidi, ripeto, talvolta attribuita a Galilei o Marignon, e possiamo scrivere che la velocità di questo punto P con zero, che non conosciamo, che vogliamo trovare, è uguale alla velocità di un generico punto A del piano mobile più la velocità relativa di P con zero rispetto ad A, che possiamo esplicitare come il prodotto vettoriale di omega a P con zero. Ma noi stiamo cercando il punto P con zero la cui velocità è uguale a zero. Quindi la condizione è questa, uguale a zero, zero vettore. Questa è la condizione e da questa vogliamo vedere se P con zero esiste e se esiste dove si trova, ok? Allora dobbiamo risolvere questa equazione vettoriale. Risolvere questa equazione vettoriale, quindi possiamo scrivere meno la velocità di A, che è uguale ad omega vettore a P con zero. A questo punto vado a moltiplicare a sinistra vettorialmente per omega. Quindi ottengo meno omega vettor velocità di A, questo è uguale ad omega vettor ancora, a P con zero. Sto sviluppando un'equazione vettoriale. Questo secondo termine corrisponde ad un doppio prodotto vettoriale. L'abbiamo già incontrato quando abbiamo fatto riferimento alle formule di Poisson, no? Le abbiamo applicate nella dimostrazione del teorema di Coriolis. Quindi questo è uguale a meno omega quadro a P con zero. Da questa equazione vettoriale io voglio ricavare cosa? Qual è l'incognita? L'incognita è a P con zero, no? Perché noi prendiamo un punto A di cui conosciamo la velocità, supponiamo di conoscere una omega diversa da zero e vogliamo vedere se esiste un punto la cui velocità è nulla e dove si trova rispetto ad A, naturalmente. Quindi l'incognita, la VA è conosciuta, la omega è conosciuta, l'incognita dell'equazione vettoriale è a P con zero. Quindi andiamo ad esplicitare a P con zero.
da questa equazione vettoriale. A' 0 è uguale, qui ho meno, quindi diventa tutto positivo, moltiplicando per meno 1. Ecco, da questo prodotto vettoriale, riscriviamolo, quindi abbiamo omega vettor velocità di A diviso omega quadro. Questo prodotto vettoriale lo possiamo sviluppare, al denominatore lasciamo omega quadro, e abbiamo il prodotto dei moduli per il seno dell'angolo che formano, ma sappiamo che il risultato del prodotto vettoriale è un vettore. Quindi il modulo è uguale ad omega scalare V di A scalare per il seno dell'angolo che forma, che è 90 gradi, quindi è uguale a 1, ma dobbiamo tenere conto della direzione. Va bene? Allora, se noi andiamo a considerare appunto la velocità di A, supponiamo che sia questa, è un vettore applicato del punto A del corpo rigido, supponiamo che omega abbia questo verso antiorario, quindi una omega positiva antioraria, e qual è il prodotto vettoriale tra omega e VA? Mi dà questa direzione, questo verso, e lo individuiamo con un versore normale N, che è questo, compatibilmente con quel verso della velocità angolare. Ovviamente se la velocità angolare avesse un verso diverso, sarebbe diretto verso il basso, sempre perpendicolare, ma verso il basso. Quindi questo prodotto vettoriale mi dà un vettore il cui modulo è omega VA moltiplicato per N, che è quel versore lì. Questo mi consente di esemplificare la omega con il quadrato, e quindi il risultato finale è questo. Cioè che A P con 0, che mi dà la posizione di P con 0 rispetto al generico punto A scelto, di cui conosco la velocità VA, è uguale a VA diviso omega moltiplicato a N. Quindi questa equazione dà una soluzione, quindi il centro di istantanea rotazione esiste, che sarebbe questo punto P con 0. Va bene? E dove si trova? Si trova rispetto ad A sulla normale e ad una distanza che è uguale a VA diviso omega. Quindi qualitativamente possiamo dire che questa è la posizione di P con 0 e tutto questo è il vettore AP con 0. Quindi abbiamo trovato il centro di istantanea rotazione, cioè un punto del piano mobile la cui velocità istantanea è uguale a 0, e abbiamo automaticamente dimostrato anche il teorema di Charles. Perché? Perché ci dice che P con 0 dove si trova? Sulle normali ai vettori velocità. Va bene? Quindi questo è anche il teorema di Charles. Naturalmente il discorso è ugualmente valido se vado a considerare una omega minore di 0, chiaramente n in tal caso sarebbe diretto verso il basso, un n primo, e mi troverei un P con 0 primo in questa posizione. Quindi cambiando il segno della velocità angolare, P con 0 si trova in posizione ribaltata rispetto al vettore velocità V con A. Bene, abbiamo dimostrato l'esistenza del centro di istantanea rotazione, ma la domanda è: non è che per caso ce ne sono due o tre? Cioè dobbiamo verificare l'unicità, va bene? Ma l'unicità la possiamo verificare in maniera molto semplice, perché se ipotizziamo per assurdo che ce ne siano due di centri di istantanea rotazione, noi possiamo dire che la velocità di P con 0' è uguale alla velocità di P con 0 più omega vettor P0
P0'. Ho riapplicato per l'ennesima volta il teorema fondamentale sulle velocità per il corpo legge. E naturalmente lo posso fare anche per questi due punti P0, P0'. Ma se P0 è centro di istantanea rotazione, la sua velocità deve essere uguale a zero. Se P0' è anch'esso centro di istantanea rotazione, perché stiamo facendo una dimostrazione per assurdo, naturalmente pure questo è uguale a zero. Quindi cosa viene fuori da quella equazione vettoriale? Viene fuori che omega vettor P0' è uguale a zero. Zero vettore, perché il prodotto mi dà un vettore. Ma attenzione, noi siamo partiti da un'ipotesi iniziale secondo la quale omega è diversa da zero. Quindi questo prodotto vettoriale è uguale a zero soltanto se è uguale a zero questo termine, perché questo per ipotesi iniziale è diverso da zero, quindi omega sicuro è diverso da zero, perché è l'ipotesi iniziale di tutto il discorso. Se questo è diverso da zero, questa eguaglianza può essere verificata soltanto quando questo termine è uguale a zero. Ma questo termine quando è uguale a zero? Soltanto quando P0 coincide con P0'. E quindi abbiamo verificato l'unicità. Abbiamo ipotizzato inizialmente per assurdo che ce ne fossero due e siamo giunti alla conclusione che se ce ne sono due questi coincidono. E quindi praticamente, ripeto, abbiamo verificato l'esistenza e unicità del centro di istantanea rotazione, ossia polo delle velocità. Ancora una cosa a questo proposito, ancora una cosa. Proseguiamo senza cancellare, poi sarò costretto a cancellare più avanti. Allora, vista l'esistenza e unicità del centro di istantanea rotazione, vediamo com'è fatto il campo vettoriale delle velocità. No? Per la verità l'abbiamo già accennato ieri, ma per altra via. Questa è una strada, diciamo, più rigorosa, basata sull'applicazione dell'algebra vettoriale. Allora, noi possiamo dire che la velocità di B è uguale alla velocità di A, ancora una volta, più omega vettore B. Ma la velocità di A possiamo ad esempio esprimerla in funzione o con riferimento al centro di istantanea rotazione. E quindi posso scrivere che la V di A sarebbe la V di P0, che è uguale a 0, più, cioè uguale appunto alla omega vettor P0A. Ok? Quindi la velocità di A la esprimo con riferimento a P0. Allora, posso sostituire questa qui dentro e vediamo che forma assume la velocità di B, che è un generico punto. Invertiamo. La velocità di B diventa uguale ad omega vettor P0A più omega vettor AB. Ma posso mettere in evidenza omega vettor P0A più AB. Ma questa è la somma di due vettori, giusto? Quindi P0A più AB è uguale a P0B. Quindi questa la posso scrivere alla fine come omega vettor P0B. Ecco, in questo modo molto semplice abbiamo dimostrato che possiamo esprimere la velocità di B, che è un punto generico, quindi questo è valido per tutti i punti del piano mobile, rispetto a P0 in questo modo. La conclusione di questo discorso è che il campo vettoriale delle velocità è un campo circolare, perché questo è il risultato ed è valido per un qualsiasi punto. Nel momento in cui è nota la velocità angolare,
posso ricavare la velocità di un qualsiasi altro punto in questo modo. In maniera compatta possiamo dire questo: se questo è pi con 0, proviamo a fare un grafico con riferimento a queste equazioni appena scritte, quindi questo è pi con 0 a, prendo un altro punto, questo sarebbe AB, questo è P con 0 A, questo naturalmente è il punto B, e questo è il vettore posizione di B rispetto a P con 0, giusto? Questo diagramma corrisponde, diciamo, a quella somma vettoriale. Ma come l'ho espressa la velocità di A? Supponiamo omega che abbia per esempio questo verso, chiamiamo antiorario positiva. Qual è il vettore velocità di A? Omega P0A, e quindi ottengo questo vettore, questa è la velocità di A. Perpendicolare, proprietà del prodotto vettoriale, alla congiungente con P con 0. Quanto vale la velocità di B? L'abbiamo dimostrato. Omega P0B, prodotto vettoriale, omega P0B, ottengo questo. Questa è la velocità di B. Ma questo discorso è valido per un qualsiasi altro punto. E quindi come si presenta, proprio dal punto di vista visivo, il campo vettoriale delle velocità? Se io prendessi un punto C, si presenta in questo modo. Inoltre non dimentichiamo che anche in questo caso, come per le accelerazioni, abbiamo un diagramma lineare. Quindi se io scegliessi un altro punto sulla stessa retta passante per P con 0, il vettore velocità di questo punto sarebbe questo. Quindi, come vedete, abbiamo un campo vettoriale circolare, cioè tutti i vettori rossi girano intorno a P con 0, che è il polo della velocità o centro di istantanea rotazione. Bene, proseguiamo sulla falsa riga di questo approccio facendo ora riferimento alle accelerazioni, cioè al centro delle accelerazioni, che abbiamo già dimostrato anche in questo caso con un approccio diverso. Ora, ipotizziamo di avere a che fare con un corpo rigido in moto piano. In quell'istante noi abbiamo, ipotizziamo una omega diversa da zero, ma ipotizziamo anche una alfa diversa da zero, nel caso più generale. Stiamo ora facendo riferimento alle accelerazioni. Qual è il quesito? Esiste un punto del piano mobile la cui accelerazione istantanea è uguale a zero? In altre parole, vogliamo vedere se esiste questo campo. Va bene? Allora, procediamo proprio sulla falsa riga, però naturalmente tenendo conto che ora parliamo di accelerazioni. Per le accelerazioni di un corpo rigido facciamo riferimento al teorema di Wiwalds, ok? Teorema di Wiwalds, quindi possiamo dire che l'accelerazione di A, ancora una volta, anzi scusate, l'accelerazione di K è uguale all'accelerazione di A, K è il punto che voglio trovare, se esiste, più l'accelerazione di K rispetto ad A, che posso già esplicitare nel solito modo, quindi AK meno omega quadro AK, teorema di Wiwalds.
noi vogliamo trovare questo punto K a partire dalla condizione che questa accelerazione totale deve essere uguale a zero. Questa è la condizione, va bene? E poi dobbiamo sviluppare quella equazione vettoriale cercando di individuare appunto questo punto, se esiste. In realtà già lo sappiamo che esiste perché l'abbiamo dimostrato in altro modo. Allora, se in particolare sviluppiamo separatamente questo prodotto vettoriale, e sappiamo che possiamo farlo sviluppando un determinante in maniera più semplice, quindi alfa a k è uguale a questo determinante, cioè vale a dire ijk, le componenti di alfa sono 0, 0, lasciamo alfa scalare, che è secondo z, quindi secondo il versore k che è perpendicolare al piano, e a k ha come componenti scusatemi, facciamo un altro passaggio, è la stessa cosa, facciamo un altro passaggio qui, fatta questa imposizione, sviluppiamo un attimo e scriviamo che l'accelerazione di A è uguale, dovrei cambiare di segno, ma ritorna positivo se, anziché scrivere AK, scrivo KA. Anche qui il segno è conservato perché cambia due volte e qui scrivo KA. Ok? Allora, scusatemi, ci concentriamo su questo prodotto vettoriale, qui cambiamo, scriviamo KA e quindi qui avrò un KAX, sarebbe la componente secondo l'asse X, KY e 0 perché è un vettore del piano. Questo prodotto vettoriale, quindi questo determinante, mi dice qui abbiamo meno alfa per k a y i più alfa k a x j. Questo è lo sviluppo di quel determinante. Quindi, sviluppato questo termine, possiamo trasformare questa equazione vettoriale in equazioni scalari e posso scrivere quanto segue. L'accelerazione di A x, quindi sarebbe la componente dell'accelerazione secondo l'asse x di A, questa è uguale alla componente x di questo prodotto vettoriale, che sarebbe questa, quindi qui abbiamo meno alfa k a y meno quest'altro termine, considerando però la componente secondo la componente secondo l'asse x. Quindi abbiamo k a x. Ho scritto una prima equazione scalare, ne scrivo un'altra, quindi l'accelerazione di a y sarà uguale alla componente y di questo vettore, che è questa, quindi qui avrò alfa k a x meno omega quadro k a y. In altre parole, ho trasformato questa equazione vettoriale in due equazioni scalari. Vediamo un po' quali sono le incognite. In realtà l'abbiamo già detto, ma andiamo a puntualizzare questo aspetto. Alfa è un dato del problema. Omega
è un dato del problema, ma anche l'accelerazione di A nelle sue componenti è un dato del problema. Cioè, qual è l'incognita? L'incognita è in forma vettoriale è il vettore posizione a k o k. In forma scalare sono le componenti xy di quel vettore che mi danno la posizione di k rispetto al punto A. Quindi questo che cos'è? Questo non è nient'altro che un sistema algebrico lineare in due equazioni con questa incognita. Va bene? Questa è la colonna dei termini noti e questa contiene l'incognita. Bene, noi abbiamo appunto questo sistema e sappiamo che ammette soluzione, questa soluzione unica, se dobbiamo verificare che il determinante della matrice dei coefficienti deve essere diverso da zero. E andiamo a calcolarlo qui, è molto semplice. La matrice dei coefficienti di questo sistema algebrico lineare due equazioni è il seguente: quindi meno omega quadro meno alfa alfa meno omega quadro, determinante della matrice dei coefficienti. Questo è uguale a che cosa? Ad omega alla quarta più alfa quadro, ma questo sarà sempre diverso da zero. Quindi questo sistema ammette soluzione ed è unica, se ci ricordiamo le regole dei sistemi di equazione algebrico lineare. Può capitare che omega sia uguale a zero, può capitare che alfa sia uguale a zero, casi particolari, in ogni caso questo termine risulta diverso da zero. Certo, se consideriamo il caso in cui omega e alfa sono uguali a zero, il moto è traslatorio, vuol dire che non c'è cambio di orientamento e quindi naturalmente non è possibile risalire al centro delle accelerazioni. Va bene? Ok, allora, detto questo, quindi la soluzione esiste ed è unica e può essere trovata risolvendo questo sistema, quindi possiamo trovare appunto la posizione di K rispetto al punto A del quale conosco l'accelerazione. Ancora qualche considerazione sul campo delle accelerazioni come campo vettoriale per vedere quali sono le caratteristiche di questo campo vettoriale. Ancora una volta scrivo l'accelerazione di B è uguale all'accelerazione di A più alfa vettore AB meno omega quadro AB. L'accelerazione di A la posso riferire a K, che ha accelerazione nulla naturalmente, e quindi posso scrivere alfa vettore KA meno omega quadro K. Bene, se metto insieme queste due equazioni vettoriali esattamente sulla falsa riga di quanto fatto qui per le velocità, stesso procedimento. Da quelle due equazioni vettoriali cosa ottengo? Ottengo che l'accelerazione di B è uguale, sostituendo, ad alfa vettore KA meno omega quadro KA più alfa vettore AB meno omega quadro AB, semplicemente sostituito. Ma posso mettere in evidenza da prima alfa vettore in questo termine e questo termine, quindi avrò un KA più AB. Ed ancora, qui abbiamo uno scalare, che sarebbe omega quadro, in evidenza, ed ho KA più AB.
capiamo subito che la somma di questi due vettori che cosa mi dà? Mi dà kb. Quindi questa relazione la posso ulteriormente compattare in questo modo. Quindi ho un alfa vettor kb meno omega quadro kb. Cosa capiamo anche in questo caso da questo risultato? Perché questo esprime l'accelerazione di b come generico punto, perché vale per b per qualsiasi altro punto del piano mobile. Anche in questo caso ottengo che il campo vettoriale è circolare intorno a K. Andiamo qui a fare uno schemino un po' come abbiamo fatto qui per le velocità. Allora, se questo è K, qui ho un punto A, questo è il vettore KA, come vedete l'accelerazione di A è data da questo prodotto vettoriale, ma c'è anche quest'altro termine. Perché? Perché nell'accelerazione io ho in generale una componente tangenziale ed una componente normale. Dal punto di vista fisico vi ricordo che la componente tangenziale viene fuori dalle variazioni in modulo della velocità, la componente normale viene fuori dalle variazioni di direzione della velocità. In generale la velocità può variare sia di modulo che di direzione. Questo è il motivo per cui ho due componenti, contrariamente a quanto accade al vettore velocità, che viceversa è sempre tangente alle traiettorie, ok? Con una sola componente. Quindi da questa relazione abbiamo una componente, usiamo lo stesso colore arancione, una componente tangenziale che deriva da questo prodotto vettoriale alfa vettore K, e abbiamo una componente normale che deriva da quest'altro termine, segno meno, quindi è diretta verso K. La somma di queste due componenti, proprio come è scritto lì, somma algebrica, mi dà il vettore accelerazione, che però lo facciamo rosso così si distingue meglio, che risalta di più. Quindi questo è il vettore accelerazione di A. Attenzione, accelerazione totale, non relativa di A rispetto a K, che in realtà coincidono. Questo angolo è gamma. Quella costruzione grafica, quello schema, corrisponde alla seconda di queste due equazioni vettoriali. Ma noi siamo giunti, combinando le due, a quest'altro risultato. Quindi se io vado a prendere un altro punto, B, dello stesso piano mobile, cioè qui, questo è B, e questo è il vettore AB, noi abbiamo che KA più AB è uguale a KB. Quindi la somma di questi due vettori mi dà KB. E come si presenta il vettore accelerazione di B? È espresso da questa relazione qui. Ancora una volta ho le due componenti, tangenziale e normale rispetto a K, ma la loro somma fornisce il vettore accelerazione totale. Ancora una volta in arancione riporto il vettore accelerazione tangenziale che corrisponde a questo termine, la componente
normale, e la somma dei due, regola del parallelogramma, per poi ricavare e rappresentare il vettore accelerazione di B. Anche in questo caso si può dimostrare, naturalmente qui ho KB, KB che si semplifica, qui ho KA, KA che si semplifica, quindi ho ancora gamma naturalmente. Quindi questa è gamma. Vedete come si presenta il campo delle accelerazioni? È circolare intorno a K, dove K è il centro dell'accelerazione. Quindi l'unica differenza di questo campo vettoriale rispetto a quest'altro campo vettoriale è che lì i vettori sono inclinati di gamma, che è compreso tra 0 e pi greco mezzi, e qui invece gamma sarebbe uguale sempre a pi greco mezzi, per i motivi che dicevamo prima, cioè che in generale l'accelerazione presenta due componenti a differenza della velocità, perché deriva dalla derivata della velocità e quindi tiene conto delle variazioni di direzione e delle variazioni di modulo. Qui possiamo rappresentare sempre in maniera più intuitiva l'accelerazione angolare, e se andiamo a prendere un qualsiasi altro punto, chiamolo con C, per esempio, l'accelerazione di C la posso esprimere allo stesso modo, cioè l'accelerazione di C è uguale ad alfa vettore KC meno omega quadro KC. Stesso discorso di prima, riporto direttamente il vettore accelerazione di C, che è inclinato di gamma rispetto alla congiungente. Se prendo un altro punto ancora su questa retta e lo indico per esempio con P, avrò un diagramma lineare ed un vettore accelerazione che fa in questo modo: accelerazione di P, accelerazione di C. Ecco, riusciamo a visualizzare istante per istante sia il campo vettoriale della velocità che il campo vettoriale dell'accelerazione. Questo ci aiuta molto a capire un movimento abbastanza complicato, che è il generico motopiano, perché un generico motopiano presenta una parte di traslazione e una parte di rotazione. Bene. Nella lezione precedente, al termine della lezione precedente, abbiamo anche parlato di traiettorie polari. Il centro di istantanea rotazione, infatti, si muove sia rispetto al sistema fisso che rispetto al sistema mobile, tracciando due traiettorie che rappresentano appunto la polare fissa e la polare mobile. Ecco, allora voglio mettere in evidenza alcuni aspetti importanti, fondamentali in tutta la meccanica, che riguarda le trasformazioni di coordinata. Quindi se noi impariamo ad operare le trasformazioni di coordinate, possiamo trattare i meccanismi piani, ma
eventualmente arrivando anche ai meccanismi spaziali, quindi alla robotica, in maniera abbastanza semplice, ma nello stesso tempo rigorosa. Allora, consideriamo un moto che abbiamo già analizzato la volta scorsa, cioè il moto di Cardano, che è abbastanza semplice ma che ci consente, diciamo, di introdurre dei concetti importanti. Per comodità immaginiamo di posizionare la scala in questi punti, cioè da questo lato, diciamo che questo è A, questo è B, quindi il punto A è vincolato a muoversi lungo la retta X, il punto B vincolato, vincolo bilaterale, a muoversi lungo la retta Y. Abbiamo visto, abbiamo dimostrato in vario modo il teorema di Chasles, quindi è normale alle velocità o alle traiettorie, mi consente di individuare la posizione del centro di istantanea rotazione. Bene, abbiamo trovato le equazioni della traiettoria polare fissa, della traiettoria polare mobile, in questo caso particolare sono due circonferenze, quindi curve algebriche di secondo grado, ed in particolare sono i cerchi di Cardano, il diametro della polare mobile è uguale al raggio della polare fissa. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo assunto un riferimento mobile, xi, eta, solidale al piano mobile, individuato da questa asta AB in rosso, e il parametro del moto è per esempio assunto questo, cioè questo angolo alfa. Quindi mentre quest'asta, questo link AB si muove di questo particolare motopiano, il sistema di riferimento naturalmente cambia di posizione e di orientamento, quindi ho comunque una rototraslazione. Ecco. Noi abbiamo trovato l'equazione della polare fissa, sarebbe la traiettoria di P con 0 nel piano fisso, e abbiamo trovato l'equazione della polare mobile, sarebbe la traiettoria di P con 0 nel piano mobile. Queste due curve sono tangenti tra loro in P con 0, peraltro manifestano un moto di puro rotolamento, cioè senza strisciamento tra loro. Ma le equazioni che noi abbiamo trovato, sia in forma parametrica che in forma implicita, perché poi abbiamo trovato l'equazione della circonferenza in forma canonica, quindi in forma implicita, sono riferite rispettivamente al piano fisso e al piano mobile. Quindi anche in un'ottica di implementazione di questi algoritmi al calcolatore, per esempio in MATLAB, se noi andassimo ad implementare le equazioni che abbiamo trovato la volta scorsa, otteniamo due circonferenze, ovviamente. Facciamo il plot di quelle funzioni, otteniamo due circonferenze. Però non siamo molto contenti di questo, perché noi vogliamo studiare il meccanismo, noi vogliamo vedere come si muove, vogliamo capire, per poi arrivare anche a progettare. E quindi dobbiamo tener conto non soltanto della forma della polare mobile nel piano mobile, ma io voglio sapere, voglio posizionare la polare mobile così come si trova l'asta AB con riferimento al parametro del moto alfa. Cioè per ogni valore di alfa io voglio la giusta posizione della polare mobile. E con un procedimento di animazione che si può fare, MATLAB, possiamo addirittura simulare, poi vi farò vedere dei video a tal proposito, simulare il movimento. Quindi noi vedremo in contemporanea il movimento dell'asta, in questo caso, in generale meccanismi anche più complessi, ed in contemporanea lo spostamento della polare mobile in modo di puro rotolamento sulla polare fissa.
Però per arrivare a fare questo dobbiamo disporre di strumenti matematici, cioè di un algoritmo tale che sia in grado di fornire questo risultato, che comunque ci interessa come ingegneri. E questo è il motivo per cui voglio prestare un po' di attenzione a questo discorso legato alle matrici di trasformazione di coordinate. Quindi, questo è un esempio concreto, ma andiamo a fare questo schema che peraltro abbiamo già utilizzato nella dimostrazione del teorema di Bernoulli. Se io ho questo sistema di riferimento, ho xy che è il riferimento fisso, immaginiamo di avere un riferimento mobile che continuiamo ad indicare con omega xi eta, e qui abbiamo questa rotazione alfa. Quindi questo riferimento mobile lo immaginiamo solidale ad un corpo rigido e quindi ruota e trasla nel piano. È chiaro che la posizione di traslazione è definita dalle coordinate di omega xy o dal vettore posizione omega, e l'orientamento è definito da alfa. Ora, se io prendo un punto P di questo piano mobile, la posizione di P rispetto ad O come vettore posizione è OP, ma qui posso individuare anche omega e omega P come vettore posizione rispetto al sistema mobile. Ora, in virtù della traslazione del piano mobile, io posso scrivere questa, cioè che ho P in forma vettoriale uguale ad omega più omega P. Ma incominciamo ad abituarci in alcuni casi a passare dall'algebra dei vettori all'algebra delle matrici, perché è uno strumento più potente che ci consente di affrontare problemi più complessi, anche se qui la differenza è meno evidente. Quindi scriviamo in questo modo: OP in forma matriciale, chiaramente un vettore colonna come matrice, dove nella colonna sono immagazzinate le componenti cartesiane del vettore, con riferimento ad F. F è riferimento fisso, quindi questo in maniera compatta lo indichiamo per esempio con F. Quindi O di P è uguale ad omega, scusate, O omega sempre in F più omega P nel riferimento fisso. Ecco, questo pedice qui non ha grande importanza, direi che è scontato, ma assume importanza successivamente. Questa è la stessa di questa, però in forma matriciale. Allora, andiamo a vedere quali sono le componenti cartesiane, quindi procediamo un po' in parallelo tra vettori e matrici per poi concentrarci sulla rappresentazione matriciale. Quindi omega P, questa volta in forma vettoriale, sarà uguale a xi epsilon con i più eta, epsilon con 1 più eta epsilon con 2, dove epsilon con 1 e epsilon con 2 sono i versori dell'asse xi e dell'asse eta, mentre xi ed eta sono le componenti, le coordinate cartesiane, quindi le componenti di P nel riferimento mobile. Ma
siccome siamo nel riferimento mobile, epsilon con 1 ha delle componenti a sua volta rispetto al sistema fisso. Ok? Quindi omega p ha delle componenti nel riferimento mobile, ma epsilon con 1 ha delle componenti rispetto al riferimento fisso. E quindi per esso diamo la rappresentazione cartesiana. Quali sono le componenti? Sono cosen alfa i, lo vediamo subito, no? È modulo unitario, quindi questa componente è cosen alfa e quest'altra componente è seno di alfa, tutte e due positive in questo caso. Quindi più seno di alfa j, dove i e j sono invece i versori degli assi x, y, i e j. Un'espressione analoga può essere data ad epsilon con 2, l'altro versore del riferimento mobile, e abbiamo che la x, come vedete, è negativa perché la freccetta va verso sinistra, che è uguale a meno, quindi, seno di alfa i più abbiamo meno sen alfa coseno di alfa j. Ok? Questa qui è positiva, la componente secondo y. Se andiamo ora a sostituire queste qui dentro, troviamo questa espressione di omega p nel riferimento fisso. Perché, come vi dicevo prima, con questo esempio, ma questo è solo un esempio, ce ne sono tanti altri ovviamente, noi troviamo la polare mobile nel riferimento mobile, ma mi fa piacere averla nel riferimento fisso, perché questo mi consente di rappresentarla nella giusta posizione compatibile alla posizione dell'inca B. Ecco, non sottovalutate questa cosa, perché l'equazione, questa è una circonferenza, però potrebbe essere una curva molto più complicata, ma anche la circonferenza riferita nel sistema mobile, l'equazione è semplice, ma se voi immaginate di mettere una circonferenza in un'altra posizione, che può essere anche questa, riferita al sistema fisso, assume un'equazione più complicata. Ok? Quindi questo procedimento che utilizza delle matrici di trasformazione mi consente di esemplificare questo discorso, non di complicarlo. Va bene? Lo capirete, diciamo, strada facendo. Quindi, omega p è uguale a xi per epsilon con 1, e quindi ho xi coseno di alfa i più xi seno di alfa j meno eta seno di alfa i più eta coseno di alfa j. Ho semplicemente sostituito, adesso andiamo a raggruppare, qui ho la i, e quindi posso scrivere xi coseno di alfa meno eta seno di alfa i, analogamente per j, quindi più xi seno di alfa più eta coseno di alfa j. Guardate un po' la differenza, scriviamo qui omega p. Guardate la differenza tra questa espressione e questa. Questa è omega p rispetto, è lo stesso vettore, è sempre omega p, ma rispetto a questo sistema di riferimento mobile ha questa espressione. Rispetto al riferimento fisso, no? È un po' più complicato. Siccome ci fa comodo utilizzare delle funzioni vettoriali, noi ci troviamo davanti a questo problema praticamente quasi sempre.
Ok? Quindi se noi abbiamo a disposizione un approccio più rigoroso, più standardizzato, ovviamente procediamo meglio. E qui viene messa subito in evidenza la differenza di difficoltà. Bene, cancelliamo. Ora abbiamo puntato l'attenzione su questo vettore omega p. Scriviamo questo omega p in forma matriciale questa volta. Omega p rispetto al riferimento fisso, che sarebbe questo rispetto al riferimento fisso, perché qui compare i e j, che sono i versori del sistema fisso. Questo invece è il riferimento mobile, perché compare y con 1 e y con 2, che sono i versori del riferimento mobile. Ok? Bene. Allora questo noi lo possiamo scrivere come prodotto di questa matrice che cos'è alfa meno sen alfa coseno di alfa, che va a moltiplicare che cosa? Lo stesso vettore in forma matriciale nel riferimento mobile. Quali sono le componenti nel riferimento mobile? Adesso questo lo scriviamo in forma matriciale. In forma matriciale qui abbiamo praticamente semplicemente x e eta. Ci siete? Cioè sarebbe l'omega p nel riferimento mobile. Allora, facciamo dei passaggi forse troppo semplici, però preferisco non dare niente per scontato. Ecco, andiamo a fare questo prodotto, poi diamo qualche informazione in più. Questo prodotto matriciale, quindi riga per colonna, in maniera molto semplice, abbiamo, anzi, questa la dobbiamo scrivere così, quindi abbiamo xi coseno di alfa meno eta seno di alfa, e qui abbiamo xi seno di alfa più eta coseno di alfa. Che cosa abbiamo ottenuto? Sono uguali. Semplicemente moltiplicando il vettore colonna del che corrisponde al vettore posizione omega p nel riferimento mobile per una matrice, che è questa, che è la matrice di rotazione, adesso diamo maggiori dettagli, e otteniamo direttamente il risultato. Ecco, volutamente ho preferito mettere in evidenza queste cose per capire anche la potenzialità. Qui che cosa abbiamo fatto? Omega nel riferimento mobile, le componenti dei versori nel riferimento fisso, sostituendo e sviluppando omega nel riferimento fisso. Quindi, moltiplicando semplicemente questa matrice per questa, ottengo lo stesso risultato. Questa matrice è una matrice di rotazione. Da dove viene fuori questa matrice di rotazione? La matrice di rotazione, che tiene conto solo della rotazione, in questo caso, mentre qui abbiamo una rototraslazione, poi vediamo come fare, corrisponde alla rotazione del piano mobile rispetto a quello fisso. Se qui ignoriamo per un momento la traslazione, abbiamo la rotazione del piano mobile rispetto a quello fisso. Questo può essere individuato, perché queste matrici non si ricordano mai a memoria, no? Ci si confonde spesso. È una matrice particolare, una matrice ortogonale. E quindi vedete, coseno coseno, seno seno, basta sbagliare un segno e non ci si trova più. Allora cerchiamo di capire come si ricorda. Ecco,
secondo me è abbastanza semplice ragionare in questi termini. Se noi andiamo a dividere questa matrice in due colonne, come ho fatto, mediante quella linea tratteggiata, queste due non sono nient'altro che le componenti del vettore epsilon con 1. Quindi dovete ricordarvi che qui abbiamo epsilon con 1, cioè l'asse delle ascisse. Epsilon con 1 ha come componenti coseno, seno. E qui ho epsilon con 2, meno seno, coseno. Quindi basta guardare il riferimento mobile, ragionare sui versori e scrivete la matrice di rotazione. Ci ragionate piuttosto che ricordare a memoria, che spesso si sbaglia. Questa è una matrice di rotazione. E definiamo la posizione del piano mobile per il tramite di due versori. Ma quali sono le componenti dei versori? Seno e coseno. Ricordate i coseni di vettori? Cioè individuano una direzione. Quindi praticamente con due punti propri, perché sono due punti propri all'infinito, io definisco la posizione del piano mobile rispetto a quello fisso. E otteniamo questo risultato. Bene, non ci dobbiamo però dimenticare che in questo caso in generale noi abbiamo una rototraslazione. Quella è la rotazione, dobbiamo considerare anche la traslazione. Però la traslazione è molto semplice perché tiene conto di questa. Quindi questa omega p la vado a mettere qui dentro. Se questa matrice la indico con q, come matrice di rotazione e riferimento fisso, questo altro non è che omega p, attenzione, nel riferimento mobile, basta sostituire e ottengo la relazione finale. Quindi ho che omega p, ho p nel riferimento fisso, tenendo conto anche della traslazione, questo è uguale ad O omega nel riferimento fisso più omega P nel riferimento fisso, ma che è uguale a questo, quindi è uguale al prodotto della matrice di rotazione per omega P nel riferimento mobile, questo è il riferimento fisso. Questa è una relazione generale che possiamo esplicitare. Questo termine tiene conto della traslazione, questo termine tiene conto della rotazione rigida naturalmente. Se andiamo a sviluppare questi termini, cioè facendo comparire i termini all'interno della matrice, O omega, quali sono le componenti di omega? Componente x sarebbe la x omega, quindi qui abbiamo x omega, y omega, più la matrice di rotazione che vado a riscrivere, che è coseno di alfa meno seno di alfa coseno di alfa, moltiplicato xi eta. Ecco, ho sviluppato questa che ho scritto in forma compatta, cioè in forma matriciale. Bene, cosa otteniamo come risultato finale? Mi preme scriverlo perché questo poi ci consente di dire qualcos'altro. Ecco, in maniera compatta, quindi, quali sono le componenti di OP? Cioè, come si presenta il vettore OP, che è quello che stiamo cercando in considerazione di rotazione e traslazione? Devo semplicemente fare questi conti qui, no? Ma è abbastanza semplice perché ho x omega più questo prodotto che ho già fatto, quindi vado semplicemente a ricopiare quello, quindi più xi coseno di alfa meno eta seno di alfa, e qui scrivo y omega più quest'altro termine,
che deriva da questo prodotto, queste due matrici, quindi sì, seno di alfa più eta coseno di alfa. Questo è il risultato. Ora, domanda che ci facciamo. È possibile compattare in qualche modo il contributo di traslazione con quello di rotazione e giungere ad una forma ancora più compatta? Perché la rototraslazione, almeno nel motopiano, è una cosa frequentissima, no? Immaginate il quadrilatero articolato, per parlare di un meccanismo semplice che già conoscete, il moto di biella è una rototraslazione. Beh, la risposta è sì. Cioè possiamo trovare un'espressione ancora più compatta. Questa è la matrice di rotazione, ma noi possiamo introdurre una matrice di trasformazione delle coordinate che tiene conto anche della traslazione. Questo può essere fatto con riferimento alle coordinate omogenee, corso di geometria, coordinate omogenee. Allora, consentitemi, sperando di non essere ridondante, di spendere due parole su questo. Allora, se noi abbiamo un punto di coordinate xy del piano, se noi indichiamo con x con 1 x su x con 0, posso farlo? Sì, perché x è un numero, lo posso esprimere anche come rapporto di numeri. Analogamente, x con 2 è uguale ad y diviso x con 0. Stesso discorso posso fare. Bene, io posso rappresentare lo stesso punto P in forma cartesiana xy, ma anche con riferimento a delle coordinate omogenee. Coordinate omogenee sono le seguenti. Punto P, le coordinate omogenee sono x1, x con 2 e x con 0. Sono tre, ce n'è una in più. Perché ci fa comodo avere un numero in più e quindi passare dalle coordinate tradizionali cartesiane a quelle omogenee? Perché questo mi consente di poter rappresentare anche i punti all'infinito. Non soltanto i punti propri, ma anche i punti all'infinito. Perché? Perché quando x con 0 è uguale a 1, x con 1 è uguale a x con 2 è uguale a y, e qui c'è 1. E quindi rappresento lo stesso punto, che è un punto proprio in questo caso. Quando invece x con 0 è uguale a 0, che succede in questo rapporto? Il denominatore va a 0, x con 1 va all'infinito, x con 2 va all'infinito. Quindi sto facendo riferimento a un punto improprio. Questo è il motivo per cui mi fa comodo passare alcune volte dalle coordinate tradizionali a quelle omogenee, perché vado ad inglobare i punti propri. E noi abbiamo spesso a che fare con i punti propri nella cinematica del meccanismo. Questa è una parentesi relativamente alle coordinate omogenee. Detto questo, consentitemi di cancellare questa parte. Andiamo
ad introdurre, abbiamo quasi finito, andiamo ad introdurre una matrice di trasformazione come preannunciato, che va ad inglobare, come dicevo, l'aliquota di traslazione con l'aliquota di rotazione. E questo lo possiamo fare passando le coordinate omogenee. Ok? Quindi questi vettori che sono nel piano e quindi per i quali sono sufficienti due sole componenti, perché siamo nel piano, passano a tre componenti. Perché tre componenti? Perché siamo passati alle coordinate omogenee. E allora possiamo scrivere che la matrice, indichiamo con T di trasformazione, è uguale a che cosa? Niente o poco a memoria, cioè proprio quel minimo che basta. La matrice di trasformazione, se vi sforzate di ricordarla a memoria, disastro. Quindi ragioniamo sulla falsa riga di quanto fatto prima a proposito della matrice di rotazione. Ok? In realtà qual è l'aspetto fisico che c'è dietro? Noi alla fine vogliamo individuare la posizione di un piano mobile rispetto ad uno fisso, cioè questo vogliamo dal punto di vista fisico. Abbiamo già capito che se si trattasse di una pura rotazione, questa posizione può essere individuata mediante due direzioni, cioè due assi, cioè due punti propri. Ma ciò non è sufficiente se vogliamo definire la posizione del piano mobile anche in termini di traslazione. Poiché in tal caso abbiamo bisogno di un punto proprio. Morale della favola, la posizione complessiva del piano mobile rispetto a quello fisso può essere individuata da tre punti, dove due sono impropri, che corrispondono agli assi delle ascisse e delle coordinate, ed uno è proprio, che è preferibile associare all'origine del sistema di riferimento. Ecco, se la pensiamo così, forse è più semplice da memorizzare. Quindi questi tre punti che definiscono la posizione del piano mobile rispetto a quello fisso li riporto in colonna nella stessa matrice di trasformazione in coordinate omogenee. Quindi qui cosa abbiamo? Epsilon con 1, epsilon con 2, quindi rotazione, questa parte 2 per 2 tiene conto della rotazione, ma ora la matrice è diventata 3x3, come vi avevo preannunciato, non è più 2x2 come in questo caso. Dobbiamo tener conto della traslazione. La traslazione è individuata da cosa? Lo vediamo qui. Dalla posizione dell'origine di questo sistema di riferimento, comunque dalla posizione di un punto, perché l'origine comunque è un punto arbitrario, del piano mobile, ma è un punto proprio. Quindi qui ci vanno le coordinate omogenee del punto improprio, cioè sarebbe il punto all'infinito di xi, questo punto qui, all'infinito. Quali sono le coordinate? Sono le coordinate omogenee, posso rappresentare. Sono queste, cosen alfa, sen alfa, ma essendo un punto improprio, la terza coordinata è 0, perché è un punto improprio, 0. Epsilon con 2, sto considerando quest'altro punto all'infinito. Quali sono le coordinate omogenee di quest'altro punto? Sono meno seno di alfa, coseno di alfa, 0, perché anche questo è improprio. Manca la parte di traslazione e quindi il vettore posizione del piano mobile rispetto a quello fisso. Qual è? O omega, che poi abbiamo sviluppato qui, x omega e y omega, caso più generale possibile. Quindi abbiamo le componenti cartesiane, quindi qui dovremmo riportare O omega,
in realtà è fuori la matrice, io ve lo scrivo soltanto per aiutarvi a ricordare. Quindi qui ho una x omega, qui ho una y omega, quant'è il terzo numero? 1, perché è un punto proprio. Quindi l'ho presentata ancora in coordinate omogenee, ma ci metto 1, x con 0 uguale a 1, perché è un punto proprio. Bene, questa è la matrice di trasformazione di coordinate da un piano mobile al piano fisso. Possiamo anche fare un esercizio, cioè dire che omega OP nel riferimento fisso, quindi a che cosa è uguale? È uguale al prodotto di questa matrice T direttamente per omega P nel piano mobile. Con questa semplice equazione, che però è matriciale, quindi dentro chiaramente ci sono una serie di informazioni impacchettate, diciamo così, noi possiamo direttamente con un colpo solo passare da omega P alla posizione finale. Quindi ho la posizione rispetto al piano mobile, a riferimento mobile, moltiplicando per la matrice di trasformazione, io ho la posizione dello stesso punto rispetto a quello fisso. Immaginate le applicazioni, per esempio, nei robot, nella meccanica dei robot, definire la posizione della mano come end effector del manipolatore rispetto al riferimento fisso, con un sistema articolato a più gradi di libertà nello spazio, non è una cosa semplicissima, giusto? Ma se io definisco la posizione rispetto ad un primo sistema di riferimento associato a questo corpo rigido, poi da questo lo trasporto qui, da qui lo trasporto ancora sul sistema, quindi moltiplicando tra loro n matrici di trasformazione, questo lo possiamo fare, e tra l'altro questo algoritmo può essere facilmente implementato al calcolatore in modo tale da giungere al risultato in maniera molto rapida ed efficace. Bene, possiamo scrivere questo, ma possiamo anche svilupparla, e abbiamo quasi finito. Quindi, qui abbiamo cosen alfa, sen alfa 0, meno sen alfa, cosen alfa 0, x omega, y omega 1, moltiplicato per omega p. Omega p, le cui componenti, naturalmente anche questo deve essere rappresentato in coordinate omogenee, qui abbiamo scritto soltanto xi eta, ora dobbiamo scrivere xi eta 1, xi eta 1. Bene, se andiamo a fare questo prodotto, facciamo prima riga per la colonna, otteniamo che cosa? Allora, xi cosen alfa meno eta seno di alfa più x omega, e ancora xi seno di alfa più eta cosen alfa più y omega 0 0 1. Questa sono uguale a questa. Ok? Quindi quando dobbiamo rappresentare la posizione di un punto rispetto al riferimento fisso, è sufficiente individuare la matrice di trasformazione delle coordinate nel piano 3x3, in coordinate omogenee per inglobare anche la traslazione che solitamente è presente, per le coordinate del vettore posizione rispetto al riferimento mobile. E ottengo direttamente il risultato. Tenete conto che questo è valido per la posizione del punto P, ma questo vettore posizione può essere una funzione vettoriale, quindi rappresentare una curva. Quindi moltiplicando per la matrice di trasformazione, io trasporto la curva, per esempio la polare mobile, da riferimento mobile a riferimento fisso, in un colpo solo. Tenete conto che MATLAB è un software scientifico
con il quale probabilmente avete già avuto a che fare negli altri corsi, che è concepito proprio per l'algebra delle matrici, quindi è già predisposto per operare con le matrici. Va bene?